Carissimi amici del programma mio, buona domenica, purtroppo un po' in ritardo oggi perché ho dormito, ammetto candidamente, una settimana stancante e oggi anche qua una sbarata sbarbata un po' così, insomma, messa insieme con un po' di fantasia, si avvicina il Natale, vediamo di utilizzare i regali di Natale scorso. Allora io come rasoio utilizzerò il rasoio che mi regalò mia zia, che versione questa, diciamo, metallizzata, non dorata. Un rasoio particolare che ha diviso un po' molti rasatori. Alcuni lo amano, altri lo odiano. Io l'ho trovato particolare, insomma, efficace. Vediamo un po' se la mia opinione dell'anno scorso sarà riconfermata. Lo abbinerò delle Astral Blu, così, classiche, insomma. E sapone, me lo regalò mia moglie l'anno scorso per Natale, saponificio Lorenzi, non è saponificio, negozio Lorenzi di Milano, Corso Magenta 1, alla mandorla. Eccolo qua, con gli ingredienti. E questo è un negozio storico di Milano, 1919, che ha prodotto questo sapone l'anno scorso, se non so, penso ci sia ancora, insomma, mia moglie me lo regalò per Natale l'anno scorso. Bene, io inizierei. Ecco, pennello, vi ripropongo il DS Cosmetic Bamboo con ciuffo gel tip. Perché? Perché ho voluto provare a usare sempre solo questo, per vedere il ciuffo gel tip alla lunga se ce n'è un po'. Per capire perché l'utilizzo poi dei ciuffi va poi valutato alla lunga, no? Cioè, usare una volta non si capisce bene. Secondo me tanti mi hanno chiesto proprio gel tip, vale la pena? Vediamo un po' adesso com'è dopo 2 settimane, 3 settimane di utilizzo intensivo, come si comporta. Allora, già inumidito ovviamente, no? Vediamo la bella ciotola di Rocco Contini, eccola qua. Allora, intanto mettiamo l'acqua calda e sciacquiamo il viso. Un po' di sonno ci voleva da recuperare in questi giorni un po' frenetici. Allora, e andiamo a prelevare facciamo un montaggio prelevando direttamente con il gel tip. Poi andiamo anche al rasoio, anzi, perché d'altronde quando uno si sveglia di e fa tutto il video può perdere i passaggi. Allora, andiamo al rasoio, quindi Astra Blu. Qua c'è la vite. Mi sarà attenzione a non perdere la vite. Mi metto da. Molta colla, eh? Molta, molta colla. Serriamo bene la vite in modo da assicurare la lana che alcuni dicono non essere sempre perfettamente lineata, ma no, mi sembra abbastanza lineata. Che dite? Spero di averla ammollata nel verso giusto, ha preso il presi. Non so se direi la presi. Allora, quindi torniamo al nostro sapone e vediamo di prelevarne la quantità sufficiente per montare il ciotola.
È bello rigido, bello elastico come gel tip, rimane elastico anche dopo 2 settimane di utilizzo, diciamo, intensivo. Uso solo tutto questo. Non è il classico tasso cedevole, questo è importante. E questo lì, però, dei contro, non è che è solo dei pro, però facciamo scorrere un po' d'acqua calda. Non troppo. Poi c'è un mandorlato classico, proprio classico. Direi che un goccino d'acqua non corre proprio e poi possiamo andare con le danze. Non perde un pelo neanche piangere, questo è un bel vantaggio. Vedete che dopo 2 settimane si apre molto di più, ma rimane elastico. Questo è il manico bambù, però a prescindere dal manico parlo del ciuffo, eh. Barba di 3 giorni. Sapore una buona meccanica. Poi d'acqua ci vuole. Ancora un po' di prodotto. Ecco qua, direi giusta consistenza, allora andiamo con il rasolino. Un po' sciavetto, un po' di sicurezza. Sì, vediamo poi alla fine, però. Chiaro che per chi come me non è abituato a usare questo genere di rasoio, è un po' più complicato capire bene esattamente il meccanismo di utilizzo. Però lui aiuta molto, eh.
Un po' più delicatezza perché, ripeto, non è il mio tipo di rasoio che uso tutti i giorni, quindi così. Direi che il pelo è andato. Direi che è andato, è vero. Non ho calcato molto, ma essenzialmente un timore reverenziale me lo voglio concedere. Seconda passata. Allora, mano asciutta perché è importante, per la seconda passata, per obliquo. Funziona. Non si vede bene, devo fare così. Vediamo l'età, mi ha perdonato l'etico, questo studio non è eccezionale, ma insomma, provo a cavarmela. Rade, rade, un bel taglietto lo sono fatto perché ho fatto così. L'avevo messo in conto. Però non è colpa del rasoio, eh. Deve essere molto chiaro. È colpa mia che non ho mai avuto, non ho avuto mai. Siamo contropelo. Leggero, leggero, leggero. Tanta acqua. Poi
po' flutter, però ne sono un tagliettino, Allora, vedete qua che sembra che si sia massacrato, in realtà si tratta di un tagliettino. Andiamo subito a rifinire. Perché ho fatto io un errore tecnico. Ok. Splatter questa rasatura, però in realtà vi garantisco che il rasoio non è colpevole, sono io che non maneggio bene quando ci sono gli strumenti. Acqua fresca. Leniamo un po' ferita. Ah no, in realtà, vedete, guardate. E qui sono andato giù in verticale, no? Cioè, in slant forse, ecco, diciamo così. Non abituato a procedere il rasoio, ho commesso un errore, ma questo è un errore mio. Va proprio detto perché nessuno pensi che questo rasoio sia pericoloso, anzi, viene molto incontro. Allora, intanto a sto punto io direi, sto pulendo un po' i ferri delle mie schiere, a questo punto io direi mettiamo un po' la stringente, il ormai famoso Witch Hazel, che alcuni mi hanno detto, ma come fai con quella profumazione? Però se la stringe, vediamo. Bene, lasciamo a stringere. E poi, dopo barba, che non è un regalo di Natale, ma che lo comprai a Natale dell'anno scorso, che venne a macchina di Natale in Polonia, lo schino, questo lo sapevo sul mercato polacco. Eccolo qua, lo schino. È quello che ci vuole a 150 gradi dopo una rasatura del genere. Molto classico, eh? Classico dopo barba da supermercato. Qui sanguina, ma non impressionate perché, come vi avevo già detto, per un'emicrania con aura devo prendere dell'anticoagulante che chiaramente ogni tanto quando sanguina anche un pelino. Bene, io vi ringrazio, vi saluto. Se non ci vediamo più, buon Natale, magari ci vediamo ancora. E facciamo un resoconto però, finale del rasolino. Allora, io ho sbagliato e mi sono tagliato, ma il rasoio non è cattivo. Basta un po' di allenamento prima di un'unità, il rasoio è assolutamente gestibile e assolutamente efficace. Abbinato all'Astra Blu,
funziona molto bene. Questo sapone mandorlato, io direi senza infamia e senza lode, cioè nel senso che è normale mandorlato, lascia un buon post, monta bene, insomma, non, la confezione ricorda un po', no? Certi. Comunque, Lorenzi, Milano. Non è un cattivo sapore, gli piacciono i mandorlati. E poi finiamo con il mitico Schino, qua siamo a dei livelli proprio di supermercato polacco, beh, però non è male, cioè, per chi ama le cose classiche, no? Questo è un bel dopo barba. Va bene, io allora vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona giornata, buona domenica. E se non ci siete più, se non ci si vede più, buone feste.